somiglia alla parte migliore. Canzone bella però, canzone sì. bella, molto bella, vero Bertoletti, molto bella. È verissimo, perdonami se non sono abbastanza selvaggio per te, però posso solo migliorare. No, dai, ma non posso dire niente. Sì, sono permaloso e geloso. Ma a me i baffetti piacciono. I baffetti. Non pizzicano quando... Non pizzicano. Non lo so, perché mio marito non ce li ha, io bacio solo mio marito, Marco. Sì. Molto bene. Mai avuto un uomo baffuto, fidanzato? No? Si ricorda? Guarda, dovrei fare... Insomma, ci metto un po'. Ok, vabbè, ce lo però dirai. Però mi pare... Sì. Sì? Forse sì. Io no, non ho mai baciato un uomo con i baffi. Deve essere un'esperienza meravigliosa. Allora, Sergio Valente, famoso hairstylist e make-up artist, dico bene? Certo. Rosanna organizzatore, Banfi. Fondatore, sì. Prima degli alberi di Natale, sì. Adesso delle uova di Pasqua, ne parleremo tra un po', certo, vero? Certo, progetto molto bello che tu... Da quanti anni tu ti 10. Da 10 anni e poi tutto quanto quello che insomma si ricava va in beneficenza, ma ne parleremo tra certamente. Poco. Certamente. Rosanna Banfi. Buon pomeriggio. Ciao, bentornata. Buon avvocato e scrittrice. Alessandra Ricci. Grazie, buon pomeriggio. E poi con noi oggi Amanda Sandrelli per un'altra iniziativa molto bella e importante del FAI. Buongiorno. Che valorizza un po' il patrimonio storico, artistico e anche naturalistico che c'è in Italia. Poi ci spiegherai meglio, insomma, Marino Bartoletti. Marino, vedo che hai una borsa lì. Di... Sì, l'abbiamo... c'è una borsa che ci separa, ma tante poi si uniscono naturalmente, esatto. Però dato che non l'ho portata io, non so Amanda, cosa sia. Amanda, cos'è questa borsa? Allora, questa borsa? Spieghiamolo subito. Così. Tanto per cominciare è un omaggio a tutti quelli che si iscriveranno al FAI e quindi già è un buon motivo perché è bella, grande, colorata. E come si fa a iscriversi al FAI? Si va sul sito, per esempio, www.fai.it. E ci si può iscrivere. Poi adesso ci sono queste meravigliose giornate di primavera, che sono sabato e domenica, e in cui sono aperti più di 600 beni FAI, per cui basta andare a visitarne uno e prendere l'occasione per o lasciare un'offerta, visto che ci sono tantissimi volontari che lavorano sempre per mantenere le bellezze del FAI oltre che per restaurarlo. Spieghiamo cos'è il FAI per chi non lo sapesse, Fondo perché ambiente... magari da casa certo. Non tutti lo sanno. Fondo Ambiente Italiano e si occupa di recuperare e mantenere tutti i beni che non si riescono invece a mantenere appunto da come si dovrebbero. E tu ne sei la testimonial. E io ne anche sono l'anno la testimonial. Scorso sei venuta qui. Sì, vengo quando posso, vengo di persona, quando non posso vado girellando per i luoghi FAI, perché facendo teatro spesso giro per l'Italia e devo dire che ce ne sono veramente tanti. Tanti, e poi uno immagina palazzi, quadri, in realtà c'è di tutto, ci sono parchi naturali, ci sono... Adesso mi diceva Sofia che c'è i magazzini Ansaldo dove fanno tutte, a Milano, dove a Milano, certo, fanno sì. Tutte le scenografie, i costumi per la Scala, quindi è un'occasione per vedere delle cose che normalmente non ci sono, sono chiuse al pubblico e quindi approfittate questo weekend chiunque bene, abbia la possibilità. Brava Amanda, brava Amanda. Senti Amanda, tu sei sempre, io ti guardavo adesso perché davvero non oso pensare da quanti anni io ti conosco, perché credo davvero eri piccola, non... sei sempre uguale, cioè sei sempre una ragazza luminosa e grazie. Poi sei uguale al tuo papà, ecco, più cresci, sono ma più hai d'accordo. Staccato la faccia a Gino, veramente, sì. Uguale, ma vi rendete conto? Quello che siete... sì, io non mi trovo proprio uguale, diciamo, però uguale a mio padre, sì, sempre di più poi, perché passando gli anni... Lui ha i baffi. Lui ha i baffi e l'ho baciato, quindi insomma, pizzicano leggermente, ma sono piacevoli. Allora, di che parliamo? Non so, di che vogliamo parlare? Delle tue scarpe, per esempio? Le scarpe sono lì, sai, così, no? Strepitose. Parliamo di... A papà ha 65 anni, chi è diventato? Sì, è Riccardo Foglio. Ma è nato adesso il figlio? No, deve nascere tra giugno e luglio. E lui ha 65 anni, c'ha già un figlio, più un'altra figlia adottiva, mm-hmm. Così. Però adesso diventerà... Papà ha 65 anni, insomma, non è una cosa da tutti e i giorni. E la moglie chi è? Adesso lo scopriremo. Serena Pagliarezzi. 65 anni, non...